Do subito il benvenuto ad Enrico Malverti, analista SIAT. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Dunque, Grazie, buon pomeriggio. iniziamo con un commento appunto a tutto ciò che è accaduto in queste ultime giornate. Abbiamo visto un selling importante a partire da Wall Street di ieri e oggi diciamo che l'Europa in particolar modo tenta il rimbalzo, lo tenta anche Wall Street. Per il momento ci si riesce. Possiamo crederci in questo rimbalzo? Me lo auguro, ma temo che il mercato rimarrà ancora volatile. Nelle prossime sedute, sia negli indici americani sia negli indici europei. Temo che nella migliore delle ipotesi si rimanga laterali. Tra l'altro ci stiamo avvicinando al mese di febbraio, che è un mese molto insidioso. Le statistiche ci dicono uno dei mesi più insidiosi nel corso dell'anno, solitamente sia per gli indici americani sia per gli indici europei. Quindi io credo che occorrerà mantenersi abbastanza guardinghi. Tra l'altro, anche per quanto riguarda l'Italia, che è uno degli indici meglio impostati, si avvicinano le elezioni presidenziali, con tutte le incognite che poi porteranno anche sulla tenuta del governo. Quindi credo che ancora qualche seduta di assestamento, sarà da mettere in conto. Febbraio, come detto, pure un mese tipicamente per la statistica molto incerto, molto volatile. Per cui credo che gli operatori manterranno una prospettiva, principalmente sul trading di breve, piuttosto che prendere posizione nel medio-lungo periodo, salvo che, la borsa ci riserva sempre delle sorprese, non ci sia qualche sorpresa positiva che faccia partire un rally inaspettato. Allora, prima di passare ovviamente alle domande dei nostri telespettatori, volevo semplicemente fare il recap a tutto ciò che ci siamo detti settimana scorsa, e cioè il lusso stava soffrendo, invece oggi è proprio il lusso che sta cercando di mantenere Piazza Affari sopra la parità. Vedo un rimbalzo importante di Moncler più 4%, Tod's 2,56% di rialzo, soffre Telecom Italia, ovviamente il mercato non apprezza il nuovo piano di Pietro Labriola, probabilmente ben presto anche il CEO di Telecom, e poi vedo STM che cede lo 0,97, probabilmente un po' in scia della performance di Apple. Da non dimenticare Stellantis, un anno di Stellantis dopo la fusione di FCA e PSA. Dunque, parlando del lusso, ecco, si può credere in questo rimbalzo o meno? Ah, sì, il lusso sta recuperando terreno, è stato penalizzato dai timori, dalle aspettative al ribasso legate a tutte le restrizioni che ci sono state anche nel corso delle feste natalizie, tipicamente uno dei periodi in cui le vendite del lusso vanno molto bene. E invece quest'oggi sono usciti dei dati molto positivi per quanto riguarda le trimestrali, in particolar modo di Richemont e di Burberry, che hanno trascinato un po' tutto il comparto del lusso al rialzo. I dati sono stati migliori rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali. E secondo me ancora ci sono delle resistenze tecniche davanti per buona parte dei titoli del lusso che devono spingere un po' di prudenza, per cui anche se c'è stato su molti titoli a partire da Moncler dei pattern di inversione rialzista, ma temo che possano essere pattern che ci spingeranno al rialzo al massimo per un paio di sedute. Temo che possa tornare, come dicevo in apertura, l'incertezza sia sugli indici europei ma anche sugli indici americani, che invece sono stati trainati non dal lusso ma per il momento dalle buone trimestrali dei titoli bancari, in particolar modo Bank of America, che sta performando, ha aperto molto bene. Allora, vado subito a leggere la domanda di Falco. Buongiorno Alexandra, un'analisi dal tuo ospite sul titolo Ferrari, quotazione in Italia ovviamente, cioè poi giustamente specificarlo perché Ferrari è quotato anche sul NYSE. Dunque in Italia il rialzo dell'1,72, 212 euro per azione. Sì, Ferrari che tra l'altro si può far rientrare anche nella affinità con la categoria del lusso, oltre Eh con sì. chiaramente col titoli automobilistici, e non è troppo dissimile da alcuni titoli del lusso anche dal punto di vista grafico. Ha mancato purtroppo il superamento della resistenza del 7 di dicembre,
che era in area 237 euro, e da lì il titolo ha iniziato a scendere dal 6 di gennaio in avanti. È stato un continuo perdere quota, in particolar modo andando a cedere sul supporto del 22 di dicembre in area 217. Quest'oggi invece sta disegnando un pattern di inversione, complice il forte ipervenduto di breve. È un pattern di inversione rialzista, ha detto chi reversa, che potrebbe spingere le quotazioni domani o dopodomani verso i 215 come possibile target, però temo che non sarà facile andare oltre i 215 perché, come detto, ho l'impressione che questo possa essere un rimbalzo di breve periodo e un po' effimero, quindi attenzione, non vorrei appunto che già sulle resistenze tra i 215 e soprattutto i 218, che è una bella area di resistenza, poi questo rimbalzo andasse a spegnersi. Allora, ti leggo la domanda di Carlo, che bisogna dire a Carlo che tira fuori sempre dei titoli interessanti, un parere su Cembre, quotato a Milano, ticker CMB, personalmente non conosco il titolo. Sì, Cembre è un titolo che è in trend rialzista, quindi ha fatto bene, credo, l'ascoltatore a monitorarlo. Titolo che ha subito una pausa nel suo trend con un key reversal ribassista il 30 di dicembre, che ha prodotto i suoi effetti nelle sedute successive di inizio gennaio, con una correzione alimentata dall'ipercomprato di breve. Il titolo era a rialzo già da diverse settimane, oramai da inizio novembre. Credo che una volta smaltito l'ipercomprato di breve, il titolo potrebbe riprendere il suo trend. È importante che non vada a cedere sul supporto statico in area 30,5 euro per non compromettere quanto di buono fatto fino a questo momento. Ecco, fino ai 30,5 euro credo che il trend rialzista non sarebbe messo in discussione, invece in caso di una discesa più importante che andasse a rompere quel livello, allora ci sarebbe un po' da preoccuparsi e eventualmente chiudere le posizioni per chi è long già da tempo. Ecco, volevo semplicemente dedicare un accenno a Stellantis per il semplice fatto che oggi fa un anno dopo la fusione tra FCA e PSA, e se andassimo a giudicare dalla performance del titolo in borsa ad un anno, non da inizio anno ma ad un anno, ci tenevo, ecco, a chiedere se potrebbe essere definito un successo o meno. Ah, io credo che possa essere definito un successo fino a questo momento. Consideriamo che è stato un periodo molto difficile quello attraversato da Stellantis, da quando è venuto a mancare Marchionne in avanti a livello di piano industriale. Il venire a mancare di una figura così importante ha certamente influito parecchio. Credo che i segnali che stiamo vedendo nelle ultime settimane siano assolutamente positivi, col titolo che è riuscito a rompere la resistenza data dai massimi di agosto del 2021 e sembrerebbe anche voler consolidare sopra il livello di 18,70 euro. Quindi direi che forse nelle ultime settimane anche un comportamento migliore delle attese per quanto riguarda Stellantis. Dunque, parliamo dei migliori e peggiori di Piazza Affari. I migliori, ripetiamo, Saipem, Moncler, Exor, Ferrari, Sulfondo, Telecom, Recordati, Prysmian, Atlanti. Io partirei da Telecom Italia. Non dubito che sarà uno dei titoli più discussi anche nei prossimi giorni, perché a giudicare dalla performance in borsa, ecco, il mercato non sembra apprezzare il piano proposto da Pietro Labriola proprio ieri in CDA. Ecco, una valutazione a livello di performance. Sì, il piano volto a contrastare l'OPA chiaramente non è piaciuto molto agli investitori, già si era visto ieri con una cattiva performance negativa, con una brutta chiusura che era andata a chiudere a ridosso dello 0,42 dopo averlo anche messo in crisi intraday come livello di supporto. E quest'oggi il supporto dato dal minimo che era stato toccato dopo il forte gap di apertura in 22 di novembre ha ceduto di schianto, quindi c'è il concreto rischio che il titolo possa andare incontro a un'ulteriore
fase di ribasso, tornando anche sotto lo 0,40. E dal punto di vista tecnico, la rottura del minimo del 22 ottobre non è certamente un buon segnale e il rischio di chiusura del gap, diventa sempre più forte più passano le sedute. Ecco, Prismian. Vediamo invece il comportamento di Prysmian, che quest'oggi ha aperto debole per poi andare incontro a un buon recupero, in questo momento sopra i prezzi di apertura, e è ancora all'interno di una congestione di breve periodo. Il titolo sta congestionando tra i 31 come area di minimo delle ultime settimane e un'area di massimo sui 34 euro, dove c'è un'evidente resistenza. Credo che ci sia il potenziale per risalire un po' la china e tornare verso i 33 euro da prendere come riferimento, invece a livello di supporto, come dicevo, i 31 euro, perché in caso di cedimento confermato in chiusura, qualunque ipotesi di recupero andrebbe purtroppo ad essere a passare in secondo piano. Allora, vado subitissimo a leggere altre domande dei nostri telespettatori, un parere su Recordati. Dunque, Recordati purtroppo nelle ultime sedute ha deluso parecchio e tecnicamente con la rottura del minimo della seduta del 3 dicembre in area 52,90 ha iniziato una fase discendente di breve periodo. Troverà presto il supporto in area 47,90. Che auspichiamo che possa reggere e da lì alimentare una fase di recupero di nuovo in area verso i 53-54 euro. Per il momento mi sembra un ingresso su Recordati per chi lo sta valutando, forse un po' prematuro, visto i cedimenti dei supporti di breve che ci sono stati nelle ultime sedute. Allora, rapidamente anche Atlantia. Diamo un'occhiata anche ad Atlantia, che invece vede i supporti meno a rischio. Il primo supporto evidente è quello dato dal minimo del 10 di gennaio a 16,47, quindi siamo un po' più in una comfort zone per quanto riguarda Atlantia. Tuttavia, quest'oggi il titolo è abbastanza debole confrontato al resto del listino e sta scendendo rispetto al prezzo di apertura e si sta allontanando dalla prima resistenza sui 17,46. Credo che questa tra i 17,46 e i 17,55 sia un'area da guardare con molta attenzione, perché regge da ormai da novembre, quindi sono più di 2 mesi che questa resistenza riesce a rimbalzare verso il basso il titolo e nel caso in cui finalmente dovesse nelle prossime settimane riapprocciare e rompere questa resistenza, allora il trend rialzista riprenderebbe forza. Fino ad allora temo che il titolo possa rimanere in congestione e nella migliore delle ipotesi muoversi in un trading range tra i 16,70 e i 17,40 euro. Allora, salutiamo nel frattempo Mario che ci scrive buonasera, complimenti ovviamente per la trasmissione e un'analisi su Campari. Campari è un titolo che sicuramente è da seguire in ottica di trading di breve per quello che sta facendo quest'oggi con una apertura in gap down e successiva richiusura del gap che si è formato questa mattina. Quindi se la chiusura dovesse essere questa andrebbe a generare un pattern di inversione proprio in una situazione di ipervenduto, situazione che quindi ha delle probabilità abbastanza alte di vedere una prosecuzione del recupero dei prezzi verso l'11,70 euro, quindi andando a chiudere anche il gap tra il 13 e il 14 di gennaio. Oltre, è difficile in questo momento fare delle ipotesi di prezzi che possano andare anche oltre, perché il trend ha subito una dura batosta dopo il cedimento della trend line rialzista che transitava proprio sui minimi di dicembre, e quindi per
il momento un rialzo andando in direzione dell'11,70 è la cosa che vedo abbastanza probabile. Poi da lì bisognerebbe riaggiornarsi tra qualche giorno e vedere la dinamica dei prezzi, quale sarà stata, perché sull'11,70 poi abbiamo una bella resistenza e le probabilità che poi il titolo da lì possa risgonfiarsi e discendere nuovamente diventeranno più concrete. Ecco, prima di lasciarci un parere anche sull'oro, perché stiamo vedendo oggi l'oro al rialzo dell'1,26% a 1836 dollari all'oncia, anche il petrolio comunque continua la propria corsa, anche se in questo istante preciso il WTI cede lo 0,15%, il Brent cede lo 0,3%, ma l'oro a 1835 dollari all'oncia potrebbero esserci dei prossimi target e come sembrerebbero in termini numerici? L'oro sta andando piuttosto bene, in effetti quest'oggi la cosa da tenere d'occhio sarà la resistenza sui 1834, livello già toccato ben 3 volte, forse addirittura 4 dal luglio del 2021, quindi è un livello che sicuramente va monitorato e l'oro è proprio lì quest'oggi, in questo istante 1836,5. Vedremo la chiusura odierna se sarà sopra o sotto la resistenza. Se dovesse essere abbattuta la resistenza con forza, allora sarebbe probabile un'ulteriore salita dell'oro verso i 1870, altro livello abbastanza impegnativo per l'oro che regge. Vado a vedere esattamente la data, dal 17 novembre del 2021. Ecco, giusto per capirci, tutto ciò che è accaduto oggi con il Bund tedesco, e c'è cioè sicuramente vederlo sui livelli attuali, e c'è cioè leggermente, proprio in questo istante, leggermente al di sotto lo zero, però l'abbiamo visto per un bel po' di tempo anche addirittura al di sopra dello zero. Cambia in qualche modo, diciamo, il landscape per l'equity, una performance simile del mercato obbligazionario? È molto difficile da dire, anche perché negli ultimi tempi abbiamo visto spesso saltare le classiche correlazioni a cui eravamo abituati negli anni scorsi. Quindi per il momento è possibile che, visto anche il fortissimo ipervenduto, che ci possa essere un'ulteriore risalita del Bund verso i 169,70. Poi da lì non mi sbilancerei oltre per il momento, perché c'è già una resistenza sui 170,10 euro che credo che possa essere in grado di respingere le quotazioni nel breve. Ottimo, grazie mille Enrico Malverti, analista SIAD, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione e buon proseguimento nel frattempo. Altrettanto a voi, buona serata.